libro è dentro è composto da tre racconti che narrano la vita dello stesso io narrante. Il libro racconta tre momenti della vita di questo io narrante, raccontati però al contrario, partendo dall'età nella quale il protagonista avrà una maturità, un 40 o 50 anni, passando per l'età dell'adolescenza e poi per l'età dell'infanzia. Il libro è strutturato in questa maniera e il primo dei racconti occupa la metà del libro e la restante parte invece si divide con i seguenti due. Nel primo lavoro il protagonista vive una situazione di detenzione, viene arrestato e condotto in carcere. Vive, transita attraverso questo mondo in modo anche abbastanza rapido, il che potrebbe anche far capire che tutto sommato lui sia, la sua storia sia abbastanza, secondo me, inverosimile. Ciononostante, quello che lui vede, che trova in carcere, è riconducibile, insomma, alla verità della detenzione. Cioè lui incontra personaggi, vive situazioni e quelle sono abbastanza veriste, abbastanza realiste. È ovvio che non si entra dal carcere, non si esce, non è questa la modalità. Il che magari tradisce anche il fatto che lui sia tutto sommato, forse più che un protagonista vero, direi un espediente narrativo, una meteora che attraversa questo universo carcerario e ce ne racconta, e ci parla e ci dice quello che vede, quello che sente, quello che riconosce. Alla fine poi effettivamente lui va via, lascia questo mondo, e esce fisicamente proprio dal carcere, viene rilasciato e si lascia alle spalle quanto raccontato nelle pagine precedenti. Nel racconto di mezzo il protagonista è un adolescente al primo giorno di scuola superiore, quindi un ragazzino che avrà 13 anni, no? Che si trova alle prese con la nuova scuola e nella quale non conosce nessuno. La scuola appare come un'istituzione, ma anche e soprattutto come un luogo architettonico destinato a contenere le persone, i ragazzi, a dominare, quasi come prima era stato per il carcere, un luogo che domina sulle persone. Lui vive naturalmente quello che abbiamo vissuto un po' tutti, che è l'inizio di una nuova storia scolastica e l'inizio di una amicizia consumata con il compagno di banco, con il quale diventerà inseparabile al punto che continueranno a stare nel banco insieme anche fuori dalla scuola. Cioè loro usciranno ovviamente anche lì si parla di scuola, di quella scuola di quegli anni, che potrebbe essere la scuola degli anni 80, mettiamo, no? Che nel mio paese è stata una grande scuola pubblica, sono stati anni di una scuola pubblica che ha fatto bene il proprio mestiere. E alla fine anche lì il racconto si interrompe, insomma, con loro due che continuano, perseverano in questa amicizia immortale. E nell'ultimo lavoro invece, che è diverso anche per scrittura, forse più poetico direi, il bambino impara ad andare in bicicletta, un bambino che avrà 5 o 6 anni, a cui il papà quel giorno, in un giorno d'estate, insegna ad andare in bici. Insegnando questo, loro si scontrano, insomma, sulla necessità di fare le cose, insomma, in proprio. Il papà insegna al bambino più che altro a strutturare la propria personalità, la propria coscienza, spiegando che ci sono cose al mondo che non si possono insegnare. La bicicletta è una di queste, perché è fatta fondamentalmente di pratica. È la superiorità, dice, della pratica sulla teoria. Quindi te lo posso spiegare un anno, ma non capiresti lo stesso come andare. Capisci nel momento in cui lo fai. Quindi
il portato, diciamo, pedagogico nei confronti del bambino è che il fare ha sempre la precedenza sul come fare. E in un passaggio molto importante per questo rapporto del dialogo fra loro due, il padre dice al figlio: è vero, andando in bicicletta ti può succedere qualcosa di male, ma se non ci vai non ti succederà niente, che è peggio. Nel primo lavoro ho desiderato, ma non è il termine corretto, forse ho avuto bisogno di parlare di prigione perché per me è un argomento importante, è una delle cose che mi ossessionano, è una delle idee che mi tornano in testa la sera quando vado a letto, la mattina quando mi sveglio. Lo scrittore ha la possibilità anche di affrontare, no, i propri mostri, di combatterli con la penna e di esorcizzare, no? Che ovviamente non vuol dire risolvere un problema grande come quello della detenzione, ma se ne può parlare. Ecco, credo che quello già faccia bene. Tra l'altro, ho l'impressione che per quello che riguarda la prigione, le amministrazioni, quantomeno nel mio paese, abbiano adesso l'idea di allontanare la visione di quello alla gente. Le prigioni sono adesso periferiche, lontane, spesso sono fuori dalle città, si fa fatica a ricordare tutto quello. Credo che, ho creduto, insomma, che fosse giusto, riportare all'attenzione un argomento che per me è sensibile, che tra l'altro è sensibile per tutti, visto che i numeri della detenzione sono molto importanti in Italia, anche in Europa, grosso modo, insomma, siamo su livelli, sono cose delle quali si occupa già addirittura la politica europea, no? Per la gestione, diciamo, delle parti legate ai diritti e alla logistica proprio della detenzione. Mi sembra un argomento molto importante del quale si parla poco e male, spesso in modo retorico. Ovviamente questo lavoro non può esaurire, è l'ennesimo contributo all'interno della grande letteratura sulla detenzione.